Bentornato nel mio canale YouTube. Oggi è mercoledì 10 marzo 2021. Ti auguro un nuovo giorno con tanta fortuna, pace e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Acquario. Protagonisti con la luna nel segno. Bella forza che nonostante la crisi incombente e il TG allarmante siete comunque allegri come fringuelli. Tutto merito della luna in transito nel vostro segno e in buona armonia coi vostri inquilini Mercurio e Giove, il chiacchierone e l'ottimista e con Marte grintoso in trigono. Tutta una kermesse di belle notizie, contatti e appuntamenti e incontri. Tra impegni professionali e svaghi c'è spazio anche per le coccole, ma niente romanticismo, oggi non è nelle vostre corde. Felici in coppia, ma sereni anche se la coppia non c'è, vi bastano buoni amici e qualche flirt, tanto per non perdere l'esercizio. Figli scatenati come sempre quando arriva primavera e il clima più tiepido li invita a giocare fuori. Astro tarocco del giorno per Acquario. 4 denari rovesciato. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi. Vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Cercate di prepararvi a un incontro importante e determinante se siete nati di lunedì mattina tra le 9 e le 12. Per gli altri potrebbero esserci piccole delusioni in arrivo riguardo persone che avete conosciuto da poco. Molta attenzione agli amori extra o clandestini. Anche chi vive un amore complicato oggi dovrebbe fare molta attenzione. Non vi dilungate in chiacchiere inutile con le amiche. È venuto il momento di agire e mettere mano ai progetti. Persone nuove entrano nella vostra vita, già nel primo pomeriggio potrebbero fare capolino e mostrarsi interessati a fare la vostra conoscenza e ad approfondirla. Non lasciate nulla al caso, in merito a una proposta che vi è stata fatta dovrete decidere se accettare o meno. Mettetevi concentrati e valutate bene la situazione e come agire. Il futuro dipende da voi. Lasciate che sia il vostro partner a chiarire una sua posizione. Ascoltatelo e poi tirate le somme senza per questo dimostrare il vostro disappunto. Non riuscirete a ricordare dove avete riposto dei documenti o delle cose per voi importanti. Cercatele al più presto, potrebbero essere davvero importanti. Buone occasioni per conquistare la fiducia e la stima degli altri a patto che portiate a termine ogni impegno della giornata che vi siete prefissati. Soddisfazioni in tutto. Cena a casa, lume di candela. O al ristorante, luci soft per i nati di giovedì e venerdì. Un buon giorno per risolvere errori commessi in passato. Un gemelli ti aiuterà. Un nuovo contratto è nell'aria per affari nuovi o per un nuovo lavoro. Ottimo periodo per instaurare buone relazioni con persone importanti, capi, datori di lavoro, eccetera, perché possono offrirvi occasioni insperate. Anche nella vostra vita privata è tempo di cambiamenti creativi. Se nelle giornate passate avete perso troppo tempo a pensare agli altri, trascurando ciò che volevate per voi, oggi è la giornata per recuperare il contatto con voi stessi. Siete davvero fortunati ad essere circondati da tante persone che vi vogliono bene in modo così limpido e generoso. Apprezzate il passaggio di Saturno nel vostro segno, specie se siete Acquario di gennaio. La limpidezza della mente, la capacità di minimizzare eventuali problemi e trovare la soluzione più efficace e opportuna per risolverli appare in modo netto e abbastanza facile. Insieme a Saturno benevolo per voi troviamo anche Mercurio e Nettuno, che sono pronti a spalleggiare la vostra vita sociale, rendendola scoppiettante, carica di novità di ogni tipo, in special modo di possibilità di ritrovi, di viaggi e di gite con gli amici, prossime venture. Nella carrellata di attrici italiane Acquario di successo un omaggio alla splendida Francesca Neri. L'amore va davvero a gonfie vele. Luna, Giove e Saturno sono tutti nel vostro segno, che volete di più? Capitolo lavoro, giornate molto produttive e positive. Portate avanti con entusiasmo le vostre richieste. L'Acquario ha una giornata particolarmente produttiva e deve approfittarne. Non chiedete però troppi consigli agli altri, soprattutto a qualcuno che vi sta vicino perché potrebbe rinfacciarvi il suo aiuto. Per l'amore oggi è una giornata meravigliosa.
Come indica l'oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata molto produttiva per voi. Cercate di non chiedere troppi consigli ad una persona a voi vicina, potrebbe rinfacciarvi il suo aiuto. In amore, mercoledì meraviglioso. Abbiate la tenacia giusta in questa giornata, di insistere con le vostre idee. Dovete assolutamente spingervi oltre il limite, per considerare bene le reazioni altrui. È necessario soprattutto per voi e per il vostro futuro. Punto. La consapevolezza è un qualcosa che spesso vi sfugge, ma solo perché la lasciate andare, affidandovi ad altri. Ebbene, anche voi siete in grado di non farvi influenzare e di comprendere a fondo le cose. Punto. Protagonisti con la Luna nel segno, sostenuta per di più dalla presenza di Mercurio, Giove e Saturno, tutti quanti grandi intellettuali. Il pensiero da solo, però, non basterebbe, senza l'azione garantita da Marte scalpitante in trigono. Con questa combina oggi vi potete considerare perfetti ovunque: lavoro, sport, letto. Punto. Amore ed Eros, se il partner c'è vi vuole un gran bene, novità anche per i single. La storia nasce quasi per gioco, come un'avventura senza seguito ma lentamente in bocca altre direzioni, molto più tradizionali e rassicuranti. Qualche noia solo con i figli, insolitamente aggressivi, sarà colpa dei problemi scolastici o della mancanza di socialità, ma converrà tenere gli occhi aperti. Punto. Non faticherai a rispondere con molta intensità alle sollecitazioni di un partner acceso. Lascia libero sfogo alla tua immaginazione per riuscire a raggiungere il completo appagamento dei sensi. Se il tuo ascendente è nel segno dell'Ariete, è probabile che verrai travolto da un'improvvisa attrazione per una persona diversa dal partner o sarai tentato da un'avventura. Punto. Con la vostra vena frizzante riuscite a far passare una fase di stanchezza all'interno del menage di coppia, sia anche quello effettivamente coniugale. Se siete sposati, il senso dell'umorismo unito alla comunicazione affettuosa, sempre attenta al benessere e all'ascolto delle esigenze dell'altro, vi aiuta a ottenere risultati straordinari. Questa ipotesi previsionale appare più centrata se festeggiate il vostro compleanno nel mese di febbraio. Punto. Lavoro e denaro, in viaggio per lavoro o per affari, anche la cultura può essere un buon motivo. E se non ci fosse ve lo inventereste. Ogni scusa è buona per afferrare la valigia e fuggire dalla quotidianità che vi va stretta. Punto. Qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la tua pazienza e diplomazia. Saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Se sei della prima decade sarai in piena forma ed avrai modo di far valere i tuoi diritti che qualcuno sta calpestando. Evita però di passare dalla parte del torto. Punto. Intelligenti escamotaggi vi danno la possibilità di agire in modo esplicito in ufficio senza tuttavia far capire direttamente le vostre mosse. Potete in questo giorno di inizio di marzo avvalervi di un momento particolarmente propizio e agevole per ottenere piccoli passi in avanti nella carriera. Punto. Benessere, sport in pole position, l'antidoto alla cellulite, che nonostante l'alimentazione corretta occhieggia qua e là, la colpa è della vita sedentaria. Almeno un paio di volte la settimana muovetevi. Punto. Occorre seguire una dieta semplice e ricca di fibre. Evitate di praticare sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e fastidiosi piccoli incidenti. Affidatevi al massaggio Shiatsu per riequilibrare le energie. Punto. Per lei, amore per tutti i gusti, dal flirt più lieve alla proposta di matrimonio. Collocatevi dove preferite, l'essenziale è saper voler bene senza rinunciare ai propri spazi. Punto. Per lui, bella partita in TV, forze alla pari in campo, gioco movimentato e leale. Lo dite senza retorica, vinca il migliore. Punto. Colore delle emozioni, fragola. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.